Negli ultimi anni il consumo di contenuti digitali è cresciuto in maniera molto considerevole e con esso sono migliorati e progrediti anche tutti gli strumenti utilizzati dai professionisti del settore. Per farci raccontare le ultime novità in questo particolare settore e anche in che modo software e hardware collaborano insieme per creare questi prodotti, abbiamo parlato con Gianluca Squillace, un professionista con tanti anni in importanti studi di sviluppo e ora in proprio per alcuni nuovi progetti. Con lui parleremo del modo in cui utilizza Nvidia Studio e i prodotti della serie RTX 40 per creare contenuti digitali, insomma, molto importanti che sfruttano queste nuove tecnologie. Permesso. Ciao. 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 Ciao Gianluca, ciao. Piacere, molto piacere. Allora, guarda che bello, spazio super carino. Questa è la postazione, sì, sì, sì. Qua è dove lavori. Esatto. Ok, allora adesso, prima di metterci a parlare un pochino più di, insomma, di quello per cui siamo venuti a parlare oggi, magari raccontami un po' chi sei, cosa fai nella vita, così iniziamo a conoscerti un certo. po' meglio. Allora, io sono Gianluca, sono quasi 10 anni ormai che lavoro nel settore, se considero anche i miei 3 anni di università. E appunto appena uscito dall'università sono stato contattato da Milestone, che è un'azienda qui di Milano, dove ho lavorato per 5 anni okay. come responsabile di produzione character vehicle, e devo dire che mi ha insegnato tantissimo, soprattutto lato organizzativo, quelle sono skill importantissime per quanto riguarda questo mestiere. Dopodiché sono stato contattato da Forge Studios, che è un'azienda di outsourcing di Roma, e lavoro lì come freelance da ormai 3 anni. Puoi citare qualche progetto su cui magari hai lavorato, giusto per dare riferimenti, visto che sono noti, magari c'è qualche appassionato. Beh, sicuramente tutti quelli di Milestone, come MotoGP, Ride, eccetera, li conosciamo. Gli amanti delle due ruote, sì, insomma. Sì, quello sicuramente sono un'azienda incredibile per quanto riguarda la produzione delle due ruote. E per quanto riguarda Forge sono in realtà tanti progetti singoli diversi, okay. in cui noi ci occupiamo della produzione, in particolare di, per quanto mi riguarda, la produzione di character okay. e armi, props in generale. Insomma, non ci si annoia. No, è sempre ricchissimo. E invece il progetto per cui stai lavorando con Nvidia? È un progetto splendido, sono stato contattato per lavorare insieme a un altro artist, Pasquale, che si trova in Canada, e l'obiettivo era proprio questo, quindi unire due persone che lavorano dall'altro capo del mondo e dalla possibilità di creare un progetto insieme. E nello specifico lui si occupa di tutta la parte di environment, quindi di ambientazione, e io mi occupo della parte di creazione del character che è all'interno di questo ambiente. Ok, dai, vediamo un pochino meglio come sì, come lavori. Sì, sì. Allora, in che modo gli strumenti messi a disposizione da Nvidia Studio ti aiutano a portare a termine il tuo lavoro? Certamente Nvidia Studio ha portato un miglioramento tecnologico incredibile per quanto riguarda proprio la produzione in sé degli asset. Lo sviluppo tecnologico di questo mestiere ovviamente cambia quotidianamente, i software diventano sempre più potenti, ti permettono una qualità migliore, però ovviamente necessitano anche delle macchine giuste e dei giusti strumenti. Nvidia Studio è la soluzione corretta sia lato software che lato hardware, quindi parliamo di un'ottimizzazione al 100%. E ovviamente questo è strettamente legato soprattutto alla funzione driver, che migliora clamorosamente la qualità di come la GPU risponde con il sistema operativo, le API grafiche, e questo per ovviamente raggiungere una qualità incredibile nel minor tempo possibile, perché comunque ci accorgiamo di quanto il tempo sia indispensabile in questo mestiere, anche solo la gestione di una scadenza, una deadline, il tempo diventa un elemento fondamentale, e migliorare in quel senso sicuramente è la chiave giusta per qualunque tipo di lavoro. Per lavorare utilizzi un rig SysPack certificato Nvidia Studio con RTX della serie 40, in particolare una 4080. Qual è l'importanza di avere comunque un rig così potente, così performante per il tipo di lavoro che fai tu, che necessita una quantità di risorse non indifferente? Sicuramente la tecnologia ha bisogno di una macchina potente. Devo dire che in questo SysPack ha fatto un lavoro eccellente, perché mi ha messo a disposizione una macchina incredibile. In particolare per quanto mi riguarda, quindi la parte da freelance, ma potrebbe essere anche magari uno studente appena uscito da scuola che
magari si interfaccia in maniera un po' più difficile con quello che sono le nuove tecnologie, questa è una soluzione incredibile, perché comunque mette a disposizione del singolo utente una macchina estremamente performante e assolutamente in unione con quello che sono per esempio i driver studio, diciamo che completano l'opera e permettono di ottimizzare tempistiche e una qualità davvero incredibile. E più in particolare ci sono aspetti tecnici come ad esempio la velocità nel rendering che si avvantaggiano degli strumenti messi a disposizione da Nvidia Studio? Assolutamente il calcolo lato render è una cosa indispensabile al giorno d'oggi. La potenza di questa macchina specifica ci permette veramente di ottimizzare le tempistiche. I calcoli di render sono sicuramente molto più ristretti, ma anche solo il calcolo in tempo reale, quindi le nuove tecnologie prevedono un tipo di utilizzo, per esempio tramite ray trace, eccetera, che ci permette una qualità incredibile in tempo reale. Ovviamente questo è possibile solo grazie al supporto di hardware così potenti. Visto che parlavi del lavoro in tempo reale sui tuoi progetti, e visto che comunque sei un professionista che ormai ha parecchi lavori, parecchi anni di lavori sulle spalle, ti volevo chiedere come si è evoluto e com'è adesso lavorare, magari potendo agire in tempo reale sui tuoi progetti, anziché doverli prima pre-renderizzare o dover aspettare molto tempo prima di vedere il risultato finale. In generale la gestione di un riscontro visivo immediato in tempo reale ha cambiato completamente il modo di fare questo mestiere. Parliamo anche solo di una possibile cinematica in un gioco che prima era magari renderizzata e inserita all'interno di un progetto, ora può essere fatta in tempo reale. Un giocatore qualsiasi può muoversi col proprio personaggio e a un certo punto da nulla parte una cinematica e la qualità è incredibile. Quindi questo ovviamente ha cambiato il modo di fare 3D in generale, parliamo di videogiochi, parliamo di video, anche solo tantissimi magari cortometraggi o lungometraggi vengono fatti direttamente in engine come possono essere Unreal, direttamente in tempo reale, e chiaro magari c'è sicuramente una parte di post produzione dopo, ma l'effetto immediato che hai è incredibile, anche solo l'eventuale correzione magari da parte a livello di direzione artistica eccetera viene fatta istantaneamente, non ho bisogno di aspettare tutti i tempi di un calcolo a livello di render eccetera, e quindi è abbastanza incredibile quello che sta succedendo lato tecnologico. C'è poi un altro strumento di Nvidia che permette agli artisti digitali come te, ma non solo, di collaborare con altre persone, si tratta di Omniverse, e mi piacerebbe un po' che tu mi raccontassi la tua esperienza. In particolare Omniverse è stato utilizzato per creare questo progetto appunto in collaborazione con un altro artista che si trova esattamente dall'altra parte del mondo, perché lui lavora in Canada, e ci ha permesso di lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto. E diventa ovviamente importantissimo. Tra l'altro diciamo che tutti quanti abbiamo vissuto un periodo storico molto particolare che ha cambiato anche il modo di lavorare, quindi parliamo di un utilizzo dello smart working in sé decisamente più accentuato, e la possibilità di lavorare in contemporanea sullo stesso progetto diventa molto importante. E inoltre grazie all'utilizzo di alcuni file specifici tipo gli USD l'utilizzo è il riscontro è immediato, quindi che ne so, io importo il mio personaggio in scena e un'altra persona può cambiargli il colore dei capelli o può muoverlo in tempo reale nel mentre che io sto effettuando un'operazione, quindi diventa un tipo di scambio a livello tecnico-artistico veramente incredibile. E anche solo il guadagno a livello di tempistiche, quindi non devo aspettare magari le tempistiche di un'altra persona eccetera, ma viene fatto tutto in contemporanea. Questo ovviamente lato produzione è un tipo di ottimizzazione davvero molto molto importante. E per chiudere, visto che comunque mi raccontavi anche che insegni, volevo capire un po' il tuo punto di vista, perché ci hai raccontato di nuovi strumenti, di come strumenti come Nvidia Studio permettano di semplificare e velocizzare il lavoro.
Quindi secondo te le nuove leve, quelle che formi anche all'università, che tipo di panorama avranno lavorativamente parlando davanti a sé anche grazie a queste nuove tecnologie? Sì, io insegno in IED Milano da quasi 8 anni e devo dire che lo sviluppo tecnologico va di pari passo con quello che è l'insegnamento. La cosa bella di questo mestiere è che cambiando quotidianamente qualunque lavoratore, compresi i docenti, sono ovviamente portati a imparare loro stessi quotidianamente qualcosa di nuovo e immediatamente ovviamente lo riportano alle nuove generazioni che hanno secondo me un tipo di accesso molto più agevole adesso per quello che riguarda la tecnologia. Mi ricordo io che andavo a spulciarmi i forum di 3D per quanto riguarda questo tipo di ambito eccetera, e ora secondo me anche l'accesso alle informazioni e alle tecnologie diventa molto molto più rapido, quindi sicuramente un tipo di tecnologia estremamente accessibile al giorno d'oggi. Ok, grazie mille Gianluca per il tempo che ci hai dedicato e vabbè, ovviamente buon lavoro per i tuoi progetti. Grazie a voi del vostro tempo e della disponibilità.